dal 2000 in avanti, dal 1 settembre del 2000, le scuole sono autonome e la scelta della scuola rientra nella libertà di scelta educativa delle famiglie, per cui è richiesto ad ogni istituto scolastico di presentare ogni anno la propria offerta formativa. Prima l'offerta formativa era articolata su un piano annuale, adesso abbiamo una prospettiva triennale. In ogni caso questo è un obbligo di legge. Per noi, lo dico sempre, in realtà la presentazione è sempre stata un piacere, nel senso che crediamo fortemente che la conoscenza dell'offerta formativa da parte delle famiglie sia il presupposto per lavorare insieme, e quindi una scelta quanto più consapevole e motivata è sicuramente il miglior presupposto per il successo di questa nostra collaborazione. E quindi effettivamente la nostra scuola dal 2009 ha dato come titolo al suo piano dell'offerta formativa "Eccoci qua". Vedete che nel centro di questo sono tre parole tutte significative. La prima, appunto, rappresenta questa voglia di raccontarsi, di trasparenza, quello che dicevo poc'anzi. Il C rappresenta la comunità. Noi crediamo che la scuola sia rappresentata da questa metafora della comunità in modo molto chiaro e molto evidente. La comunità non è solo quello che sta dentro la scuola, cioè gli insegnanti, gli studenti, ma anche le famiglie e il suo territorio, tant'è vero che la terza parola del nostro titolo è qua, perché noi crediamo che sia necessario radicarsi nel proprio territorio. La ragione d'essere di una scuola è proprio la sua territorialità, e questa è una dimensione che noi andiamo a valorizzare anche attraverso gli accordi di rete che stringiamo con tutte le istituzioni del territorio. La seconda cosa che diciamo è che siamo una scuola che promuove salute, che quindi una scuola dove cerchiamo di far star bene le persone, non solo gli studenti ma anche tutto il personale. C'è un investimento molto grande nella formazione, abbiamo una policy di salute, cerchiamo di ragionare su quella dimensione. Riteniamo infatti che in una scuola dove si sta bene, dove ci si sente bene, si impara, si lavora meglio, e quindi di conseguenza i risultati siano molto positivi. Diciamo che dopo la crisi pandemica questo essere scuola che promuove salute ha rappresentato ancora di più una dimensione centrale di tutta la progettazione della scuola. L'obiettivo numero uno è quello, appunto, di costruire attitudini all'apprendimento. Quando i genitori mi chiedono, no, molto spesso vi dite, quando scegliete la scuola secondaria di primo grado, vi chiedete se questa scuola prepari o meno al ciclo successivo, cioè se poi alle superiori i ragazzi si troveranno bene. Allora, io credo che la prima cosa che dobbiamo chiederci quando scegliamo una scuola è se questa scuola ci prepari per la vita, no? Per diventare davvero dei cittadini. Quindi prima di tutto costruire quelle che sono le competenze che ci permettono di orientarci nel mondo e di apprendere, quindi un metodo di lavoro, il sentirsi responsabile, il completare, il portare a termine quello per cui si è impegnati di fare, saper lavorare con gli altri, il rispettare i propri tempi, eccetera, eccetera. E poi ovviamente noi che cosa facciamo? Diciamo che cerchiamo di proporre dei percorsi che siano altamente motivanti, molto vari, e dietro questa scelta sta anche, dietro questa visione sta anche la scelta che abbiamo fatto di delle curvature. Poi ve ne parleremo. È stata una scelta che oramai risale a più di 15 anni fa. All'inizio, quando abbiamo istituito l'indirizzo musicale, c'era solo una sezione che si sentiva speciale, un po' diversa dalle altre, e quindi chi non era scelto per l'indirizzo musicale, perché l'audizione, insomma, poteva selezionare solo 25 studenti, si sentiva un po' sfortunato, ecco. Ora noi diciamo che abbiamo 7 sezioni, tutte 7 speciali, tutte 7 diverse una dall'altra, e tutte 7 hanno studenti che sono fortunati ad esserci, perché quella curvatura in realtà non serve tanto per orientare rispetto a quella tipologia di curvatura, tant'è vero che noi facciamo scegliere la classe
classe, perché le classi prima di tutto devono essere ben formate, perché tutti gli studi ci dicono che il successo formativo è fortemente influenzato dalla situazione della classe, quindi quanto più la classe è equilibrata, tanto più i ragazzi ne hanno beneficio, perché l'apprendimento è un fatto sociale. E quindi noi non vi facciamo scegliere la sezione, allora vi chiedete perché. Il perché è motivato dal fatto che quella curvatura serve a creare nel gruppo classe una più maggiore motivazione rispetto e un senso d'appartenenza rispetto a quel percorso, proprio perché c'è un investimento su uno specifico field, uno specifico campo. Quindi questa è un po' la ragione, quindi strategie e atteggiamenti che andiamo a cercare di costruire. E ovviamente il percorso è a due direzioni, ovviamente si lavora sulla singolarità, il nostro motto di scuola è tutti diversi, tutti speciali, tutti insieme, e quindi da una parte si lavora su quelle che dicevamo, le competenze personali che ci permettono poi di realizzarci nella vita, e dall'altra però è fortissima la dimensione del gruppo e quindi appunto sulla cittadinanza facciamo moltissimi lavori, non solo negli ultimi anni, come sapete l'educazione civica è entrata nel curriculum obbligatorio, quindi ci sono 33 ore che sono proprio del curriculum annuale che sono dedicate all'educazione civica, ma da noi non facciamo fatica insomma a farne 33, le ore che dedichiamo a questo lavoro sulla dimensione di gruppo e sulla cittadinanza sono sempre molte e potete trovare cioè nel sito tutte le attività che noi facciamo e sono ben documentate. Per farlo noi diciamo non siamo un istituto comprensivo solo di nome, siamo un istituto comprensivo di fatto, riteniamo che sia l'alleanza fra questi diversi segmenti che compongono il comprensivo, l'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, non solo ci aiutino ad avere uno sguardo lungo rispetto al percorso, per cui noi progettiamo per i piccolini già pensando cosa ci serve quando avranno 14 anni, tutta la programmazione della scuola è pensata come un'unità e tutti i progetti sono dei tre segmenti, gli insegnanti si parlano e si incontrano nelle commissioni di lavoro, ovviamente il collegio docenti è unico come tutti i comprensivi, ma appunto questo flusso, no, di questa fruttuosa alleanza è sicuramente messa in pratica. E poi abbiamo il nostro PTOF si apre con un manifesto professionale, perché riteniamo che questo sia il vero senso di essere un'unica scuola, una scuola che funziona deve avere un suo stile riconoscibile, perché altrimenti a seconda della classe dove si capita si possono fare esperienze molto diverse. Io appunto come dirigente cerco di essere garante di questo stile, di questo manifesto, tutti gli anni a settembre lo rileggiamo come primo atto del collegio dei docenti e inizia questo manifesto con noi insegnanti dell'Istituto Comprensivo Tommaseo pensiamo che, e ci sono, c'è una specie di decalogo con una serie di cose che sono importanti per noi. La prima caratteristica che riteniamo debba avere un insegnante del Tommaseo è quello di credere nel fatto che tutti gli studenti, tutti i nostri studenti riescano a raggiungere dei risultati buoni, insomma, perché i ragazzi si devono credere intelligenti, si devono sentire intelligenti e quindi bisogna in qualche modo trasmettere questa fiducia nelle loro capacità da una parte. L'altra cosa che c'è scritto in questo manifesto è che questa scuola deve essere una scuola accogliente, che non vuol dire appunto fare un bel sorriso e salutare quando ci si arriva, ma costruire una relazione calda che parta dall'insegnante, ovviamente si costruisca all'interno del gruppo, per cui una scuola accogliente è una scuola che include, dove ciascuno si sente parte di un progetto. Passo la parola alla responsabile, la professoressa di matematica della sezione B, la professoressa Pisoni, che è la referente per le attività invalsi. Ok, io sono referente anche del successo formativo, quindi più che mai gli invalsi è il culmine poi di tutte le attività che vengono svolte nella nostra scuola, sia come recupero sia come valorizzazione delle eccellenze.
Allora, cercherò di non tediarvi, i vostri figli faranno, svolgeranno già le prove invalsi in quinta elementare nel mese di maggio e poi le future prove invalsi le svolgeranno in terza media. Adesso io vi faccio un rapido excursus sui risultati di queste prove svolti nell'anno scolastico scorso, quindi 2021-2022, sia che si svolgono in italiano in matematica, in inglese reading e listening. Allora, dalla prima slide vedete come viene confrontato il nostro istituto col Piemonte, il Nord-Ovest e l'Italia e sono i risultati di italiano. Osservate come nei risultati di italiano siamo ben superiori sia al Piemonte che al Nord-Ovest che all'Italia, addirittura raggiungiamo un 81,5%. Questi sono i risultati dello scorso anno. Poi, anche in matematica vedete che raggiungiamo il 76,3% e superiamo di gran lunga il Piemonte, il Nord-Ovest e l'Italia. Poi, è molto curioso invece il grafico successivo, in cui c'è anche l'inglese, reading e listening, si vedono questi risultati del nostro istituto, l'azzurro è il reading, il rosso è il listening, e si vede che il nostro istituto comunque riesce a superare i risultati del nostro istituto come valutazione delle competenze, superano sia i risultati del Piemonte, del Nord-Ovest e dell'Italia. Poi c'è ancora un grafico che mette in confronto gli ultimi 3 anni, considerando l'anno 2019-20, che chiaramente non c'è perché c'è stata la pandemia e le prove invalsi non sono state effettuate, quindi c'è un confronto tra gli anni 2018 e 2019, poi 20 e 21 e 21-22, sia in italiano che in matematica che in inglese. E si osserva come l'andamento del nostro istituto negli ultimi 3 anni non ha risentito tanto della pandemia, perché è curioso vedere come in italiano, anzi nel 2021-2022, i risultati sono migliori che nel periodo pre-pandemia, quindi 2018-2019. Matematica ci difendiamo bene e siamo leggermente inferiori al 2018-2019 ma superiori al 2020-21, invece l'inglese sia reading che listening è abbastanza omogeneo nel triennio, quindi la pandemia chiaramente non ha influito più di tanto, anche se diciamo che anche il ministro aveva detto che comunque, il ministro precedente aveva detto che comunque i risultati invalsi potevano essere poi, insomma, erano in Italia un po' peggiorati, invece noi fortunatamente abbiamo tenuto. Questo merito chiaramente sia dell'attenzione che abbiamo, dell'ambiente, dell'attenzione che abbiamo anche verso gli studenti, anche quelli che hanno delle carenze, organizziamo dei corsi di recupero pomeridiani e anche nel periodo della pandemia abbiamo organizzato comunque dei corsi a distanza. Questi gli ultimi 3 anni, quindi non abbiamo lasciato stare né i ragazzi che hanno delle difficoltà e soprattutto valorizziamo anche le eccellenze facendoli partecipare a concorsi di matematica, dell'Unibocconi, anche di scienze dell'ANIN, quindi li curiamo come se fossero i nostri figli, i vostri figlioli. Allora, c'è ancora una curiosità che vi faccio vedere, c'è un grafico in cui viene diciamo, considerata l'incidenza della variabilità appunto nelle varie discipline, sia nelle prove di matematica, di italiano e di inglese, e uno guardandolo immediatamente vede come questa variabilità del nostro istituto, che è quello in verde, è più bassa rispetto ad altri istituti, diciamo a livello nazionale, a tutta la variabilità a livello nazionale. Questo perché indica che, essendo questa varianza inferiore, c'è una maggiore omogeneità a livello e un maggiore equilibrio nella formazione delle classi. Cosa vuol dire? Che diamo importanza alla classe troppo in cui c'è ad esempio solo il livello alto, senza esserci anche il livello medio e basso, non è stimolante. C'è un ragazzo che è di un livello un pochettino più, con alcune carenze, essendo in una classe più equilibrata, nel senso che anche degli altri compagni
che hanno buone capacità viene spinto a fare del suo meglio. Quindi ottima la variabile nel nostro class, nella sua scuola, appunto c'è questa varianza bassa, vuol dire che c'è una maggiore equilibrio nella formazione delle classi. Ok. Grazie professoressa, nella sua spiegazione voi potrete fare eventualmente delle domande. Rispetto all'orientamento in uscita ci sono anche lì delle slide che ha preparato la professoressa Pastore, che è la professoressa di italiano della sezione C. Dunque qua dovrebbero essere questi, credo. Sì. Buonasera a tutti. Io sono la referente all'orientamento in uscita e con orientamento intendiamo non solo il fornire ai ragazzi informazioni su quelli che sono i percorsi che ci saranno poi dopo la terza media che loro potranno frequentare, ma anche portargli sempre una maggiore conoscenza di sé e di quelle che sono le proprie capacità, potenzialità e i propri interessi. Per questo abbiamo attivato tutta una serie, sono attive una serie di attività nei 3 anni che guidano gli studenti e le famiglie ad arrivare a una scelta il più consapevole e il più serena possibile, scelta che verrà fatta a gennaio del 3° anno. Come vedete, queste sono le scelte della nostra ultima terza e la maggior parte di loro sceglie un percorso liceale, seguito da un istituto tecnico o un percorso di formazione professionale. In una seconda slide vediamo come tra i licei la fa da padrone il liceo scientifico, che è il liceo più scelto dai nostri ragazzi, seguito dal liceo classico, il linguistico e via via gli altri licei. Vi voglio poi mostrare un'ultima slide quelli che sono gli esiti dei nostri studenti. In particolare queste sono delle classi che hanno finito il primo anno l'anno scorso, quindi sono le terze del 2020-21 e questi sono gli esiti del 2021-22, quindi di questo giugno. A giugno su 116 studenti 93 sono stati promossi, 13 hanno avuto la sospensione del giudizio giugno, ma a settembre sono stati tutti promossi e 12 sono stati non ammessi all'anno successivo. Di questi 10 ci teniamo a sottolineare come 8 di questi studenti non ammessi non abbiano seguito il nostro consiglio orientativo. Cos'è il consiglio orientativo? Un consiglio espresso dal consiglio di classe nel mese di novembre-dicembre della terza, in cui il consiglio dà delle indicazioni alla famiglia per quale possa essere per ogni studente il percorso più utile alle superiori. Allora, adesso vicino a me sulla sinistra c'è la vicepreside, che è la professoressa Calandri, lei ha un distacco da quest'anno totale, quindi è sempre a scuola, quindi è una presenza importante, una professoressa che è sempre presente o nella sede Calvino o nella sede Verdi e questo in qualche modo aiuta, cioè è un presidio anche ed è una sicurezza anche per voi genitori, nel senso che in qualunque momento dell'orario scolastico è disponibile a ricevere normalmente la richiesta di appuntamento. Insomma, la professoressa Calandri è molto solerte e lo fissa prontamente. Però ho lasciato a lei la parte che riguarda l'orario scolastico, quindi insomma queste sono le slide di presentazione, ma in realtà farà una breve sintesi, poi potrete eventualmente chiedere. Prego. Buonasera a tutti, come ha già detto la dirigente, la scuola media è ospitata in 2 sedi, una è in via Sant'Ottavio 7 e l'altra è in via Verdi 32, all'incrocio con via Giulia di Barolo. Abbiamo 7 sezioni, dalla A alla G, articolate su 3 tempi scuola. Il tempo ordinario è fatto da 32 unità orarie settimanali e un rientro. Poi abbiamo l'indirizzo musicale che diciamo è oggetto di alcune modifiche dopo un decreto che è uscito di recente, poi eventualmente i docenti di musica potranno spiegarvi meglio. Il tempo prolungato che si articola su 36 unità orarie settimanali e ha 2 rientri a settimana. Diciamo che il tempo ordinario vede le sezioni B, D e G, che sono le sezioni che hanno le cosiddette curvature. La B è la curvatura sportiva,
la D è la curvatura cosiddetta cinema, la E è la curvatura scienze applicate e la G è la curvatura linguistica. Questo vuol dire che ci sono in queste sezioni degli approfondimenti sui temi che vi ho appena elencato. Nel tempo prolungato invece ci sono, siccome appunto le unità orarie sono 36, sono due sezioni dove vi è un potenziamento. Nel caso della A il potenziamento è matematico, nel caso della F il potenziamento è storico-letterario. Per quanto riguarda il tempo prolungato, vi ho già detto, ci sono due pomeriggi di rientro. Il tempo mensa è un tempo scuola, quindi le unità orarie comprendono anche il tempo mensa. Per quanto riguarda l'indirizzo musicale, posso dirvi con sicurezza quello che è, diciamo, l'orario di quelle che saranno le future seconde e terze, articolate su 34 unità orarie settimanali, mentre invece la prima sarà oggetto di alcune innovazioni portate da un decreto uscito da poco, che prevederà sostanzialmente sul tempo ordinario, che è di 32 unità orarie settimanali, tre unità orarie in più, una sullo strumento, una su teorie e solfeggio e l'altra su musica di insieme orchestra. Che altro dire? Se ci sono delle domande sulla sezione musicale, ovviamente noi abbiamo qua i docenti di musica. Gli strumenti della nostra scuola sono percussioni, flauto, violoncello e violino. Sì. Grazie. Passo la parola alla responsabile delle iscrizioni e anche della formazione classi, la professoressa Bresci, che è una professoressa di lettere invece della sezione E, quindi Verdi. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Io come responsabile di, insomma, del progetto continuità posso dire che il progetto continuità continua in quello che è l'idea di centralità della nostra scuola, che pone appunto l'alunno al centro. In questo modo cerchiamo di garantire nel corso dei tre anni ai vostri ragazzi e alle vostre ragazze un ambiente sereno e un ambiente che possa permettere loro di vivere questi altri tre anni in modo non solo partecipe e non solo in un modo che garantisca loro la serenità e le competenze e le abilità necessarie. Qui in questa slide passo subito a quelle che sono le informazioni che vedete già proiettate. Le modalità di iscrizione sono aperte dal 9 al 30 di gennaio del 2023, dalle 8 del 9 gennaio. È già possibile registrarsi già dal 19 sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione. Per accedere è necessario, come potete vedere, o lo SPID o la carta d'identità elettronica o l'EIDAS, che insomma vi dà il permesso di accedere per l'iscrizione. Potete segnare una scuola, cioè due scuole o meglio, una scuola di primo grado e indicare un'altra preferenza. Per quel che riguarda invece i punteggi, io vediamo un po', no, c'è l'altra slide, possiamo anche dire, ecco qui, cosa potete scegliere nell'atto della domanda? L'indirizzo musicale, che è insomma, i ragazzi faranno una prova attitudinale, credo, dopo l'iscrizione, nel mese di prima settimana di febbraio, credo, più o meno, vero? Il professor Minervino poi ci dirà. E invece per il resto potete, come diceva anche la professoressa Calandri, si può optare per il tempo scuola, cioè potete scegliere il tempo scuola ordinario o prolungato. Non si possono scegliere le sezioni, quindi vuol dire che tutte le nostre sezioni sono sezioni dove i vostri ragazzi potranno capitare e si troveranno sicuramente bene in qualsiasi sezione. Potete segnare però nell'atto dell'iscrizione una preferenza con un compagno, una compagna, ma questa preferenza deve essere reciproca, perché nell'atto poi della formazione classe, che verrà poi a giugno, noi cerchiamo di rendere le classi più equilibrate possibile, quello che diceva la professoressa Pisoni, affinché si possa poi procedere e garantire un'istruzione equilibrata per tutti, è necessario che le classi in partenza siano delle classi equilibrate, omogenee al loro interno.
dove ci saranno inserite varie sfumature, ma che garantiranno ai ragazzi sicuramente un vero e proprio successo formativo. Quindi, importante, c'è scritto qui anche in assenza di indicazioni contrarie da parte delle maestre. Io parlo soprattutto per i nostri iscritti o anche gli iscritti di altre scuole. Noi teniamo contatto con le scuole anche elementari, quindi le scuole primarie, non solo del nostro istituto, ma io stessa poi mi rivolgo agli insegnanti delle quinte dei vostri ragazzi per avere un raccordo, affinché noi possiamo capire quali siano le particolarità dei vostri ragazzi e poterli inserire in una classe che, vi ripeto, possa permettere a loro di proseguire i 3 anni in modo sereno, oltre che formativo. Di solito nel mese di aprile, prima settimana di aprile, faremo delle prove, che non sono delle prove per accedere, perché i vostri ragazzi saranno, già sapranno se verranno presi o meno nella nostra scuola, ma sono delle prove di italiano e matematica che noi somministriamo ai ragazzi per permetterci poi a giugno di ancora una volta equilibrare le classi al loro interno attraverso la formazione, cioè la commissione formazione classi segue con attenzione quelle che sono i riferimenti dati dagli insegnanti, ciò che sono questi test, e poi si crea la classe che sarà poi pubblicata a settembre. Di solito prima che inizi la scuola noi diamo informativa di questo. I punteggi, questi sono soprattutto chi non appartiene al nostro istituto, riguarda soprattutto questi punteggi di zona, di fratelli frequentanti, di lavoro in zona dei genitori, di nonni residenti in zona. Questo è il punteggio che vedete proiettato sulla slide. I nostri ragazzi che provengono dalla primaria Tomaseo d'Assisi hanno la priorità. E a parità di punteggio, io parlo naturalmente di chi viene da un'altra scuola, si terrà fede alla vicinanza della residenza alla nostra scuola, alle 2 sedi, come diceva la professoressa Calandri, le nostre sedi sono vicinissime, una in via Sant'Ottavio, ed è la scuola Calvino dove ci sono alcune sezioni, l'altra si trova in via Verdi 32, che è nello stesso edificio della scuola elementare d'Assisi, la scuola primaria d'Assisi. Grazie a voi. Diciamo che le prove vengono messe in correlazione con i risultati scolastici, ovviamente non abbiamo più i voti, quindi ovviamente guardiamo poi i giudizi, però ci sono dei livelli di competenza, quindi teniamo conto dei livelli di competenza che le insegnanti scrivono sul documento di valutazione dell'anno precedente, ovviamente perché li confrontiamo prima che ad aprile non abbiamo ancora quei dati, e li confrontiamo poi con le valutazioni delle prove interne, che sono costruite con gli insegnanti delle nostre quinte, quindi sono pensate per gli studenti che sono ancora nella scuola primaria. Allora, ancora 2 interventi brevi, che sono quello dell'insegnante che si occupa del piano dell'offerta formativa, che insomma è il mio braccio destro, nel senso che io dicevo sono il riferimento per voi, insomma il garante in qualche modo dello stile del Tomaseo, ma il nostro progetto è frutto di tanti contributi, io dico sempre che l'autonomia è una partita che si gioca in gruppo, è una frase non mia ma di Romei, che insomma, qualche anno fa ha scritto uno dei primi libri sull'autonomia scolastica, e qui in questa scuola è molto vero. Annalisa Della Portella, che è una professoressa di lettere della sezione F, quindi una delle 2 sezioni a prolungato, si occupa proprio di mettere insieme questi tanti contributi. Ne esce, diciamo, un prodotto plurale che secondo me è molto ricco. Prego, Annalisa. Allora, buonasera, cercherò di mettere insieme tutte le parti che hanno già detto senza ripetermi. Allora, parto da un report che abbiamo svolto attraverso una progettualità sulle competenze trasversali, che è iniziata nel 2019 con l'Università di Padova, e abbiamo appunto visto come i nostri ragazzi, come diceva prima mia collega del successo formativo,
hanno resistito, insomma, sono stati resilienti e accettato la sfida anche in un periodo difficile che ha lasciato dei grandi segni sul disagio. E su questo appunto noi lo supportiamo attraverso sia lo sportello d'ascolto e anche sportello di mediazione di conflitti e attraverso tutta una serie di azioni che invece il referente, che è il mio braccio destro a sua volta, sul bullismo, che è la professoressa Maria Elena Ugolini, appunto facciamo per contrastare, diciamo, tutti quei comportamenti a rischio che possono portare sia a fenomeni di autolesionismo ma anche a forme di prepotenza, insomma, senza arrivare a fatti eclatanti come a volte leggiamo sui giornali. Questo perché l'ambiente, cioè che cosa si intende con benessere? Benessere per noi si intende cura della persona, cura delle relazioni, soprattutto su questo ci investiamo dal 2016-17 con tutta una serie di progettualità che si intrecciano, diciamo, col piano digitale della scuola, quindi con l'insegnare, diciamo, un uso consapevole delle tecnologie e di utilizzarle nella didattica e anche, diciamo, favorire tutto quello che deve essere la conseguenza delle buone relazioni a scuola tra tutte le componenti della comunità scolastica, che appunto significa partecipare alla vita scolastica. Tra le tante progettualità, la nostra offerta formativa si articola su tre aree strategiche, quelle, diciamo, che garantiscono il successo formativo, quindi sia di sostegno alle abilità di base, alle competenze di base con recupero e potenziamento, ma anche tutto, diciamo, la seconda area strategica è quella legata alla cittadinanza, al territorio e quindi a radicarsi all'interno della comunità e in collaborazione con tutti gli enti, i musei con i quali lavoriamo, che come capite bene dalla centralità della zona, lavoriamo col Museo del Cinema da tantissimi anni, lavoriamo con Palazzo Madama, con Musei Reali, lavoriamo con Camera. E lavoriamo in verticale, perché questo credo che sia poi il punto d'eccellenza della scuola. Essere comprensivi non è facile, noi lo siamo ufficialmente dal 2003, se non mi ricordo male. No. Dal 2001, poi diciamo che di fatto dal 2003 quando sono arrivata io abbiamo cominciato a lavorare. Diciamo, insomma, a parte sulla carta, ma negli anni ci abbiamo messo, possiamo dire che sono passati 6-7 anni poi per costruire questa filosofia del lavorare insieme, del progettare insieme in modo verticale e non ripetere le stesse cose, perché poi gli allievi che si iscrivono in questa scuola, come dire, devono poter aumentare il loro portfolio di competenze, non devono continuamente ripetere quello che hanno già studiato, altrimenti si annoierebbero. Quindi noi lavoriamo sostanzialmente sulla motivazione e la ricchezza dell'offerta formativa, appunto l'esempio fuori classe, l'ultimo dei progetti che coinvolge la scuola media con Save the Children, è un progetto che intreccia il benessere, le relazioni e la partecipazione alla vita scolastica, quindi i ragazzi sono di fatto, vengono eletti dei rappresentanti che hanno assolutamente un ruolo da protagonisti rispetto agli organi della comunità scolastica, quindi sia collegio docenti, sia dirigente, hanno fatto un incontro a fine anno in cui fanno delle proposte. L'anno scorso hanno parlato si sono occupati di riqualificazione degli spazi e quest'anno per esempio lavorano in stretta sinergia, quelli che avevano già iniziato il percorso, proprio su come sensibilizzare e contrastare i fenomeni di bullismo. Quindi è proprio, diciamo, l'intreccio delle progettualità, dell'offerta formativa, delle competenze e le abilità di base insieme a un ambiente che si radica nel territorio, ma allo stesso tempo, diciamo, all'interno dà spazio a tutti e possibilità di riconoscersi. L'ultimo intervento che facciamo, poi diamo parola a voi, è quello della nostra animatrice digitale, Mara Recchichi, viene pure qua. Mara Recchichi, che appunto vi dirà qualcosa su una parte che sempre oramai ha assunto un ruolo preponderante nella scuola,
da noi già prima della pandemia, ma diciamo che dopo pandemia ancora di più, e quindi prego Mara. Grazie, buonasera a tutti. Io, come ha detto la preside, sono animatrice digitale di tutto l'istituto, ma sono fondamentalmente una maestra, insegno alla scuola primaria, quest'anno una quinta, quindi ci tengo particolarmente in questo momento per i miei alunni che resteranno nella scuola e che proseguiranno il percorso. Solo per dire che il digitale ormai per noi è trasversale, non è un qualcosa a parte, è soltanto un qualcosa che ci consente di adeguare la nostra didattica a quello che è la modernità, nel senso che tutti quanti abbiamo gli strumenti digitali a nostra disposizione, ci possono facilitare la vita, è soltanto l'uso che ne facciamo che ci dice se lo strumento è utilizzato bene o è utilizzato male. Per cui abbiamo un doppio canale all'interno della scuola, uno che è il canale digitale che va sulla didattica e quindi la piattaforma Google Workspace, all'interno della quale vedrete, chi c'è già nella scuola lo sa, dove ci sono le classi virtuali, dove c'è tutta la possibilità di utilizzare delle app per la didattica. E poi l'amministrazione digitale, a partire dalle iscrizioni, registro elettronico e tutto il rapporto con l'amministrazione sarà digitale. E, dire che se parliamo di discipline, se parliamo di curvatura della scuola, allora io dico che cinema, musica, lingue, scienze, matematica, italiano, storia sono dei linguaggi nuovi che vanno, si legano moltissimo col digitale, perché se diciamo storytelling, se diciamo discipline STEAM, includiamo già tutto quello che sono le discipline che noi, che i ragazzi studiano a scuola. In particolare è vero che c'è bisogno dei contenuti, soprattutto, ma il contenitore e la struttura deve essere adeguata, e noi abbiamo investito molto in questi anni sul plesso Verdi. Insieme al progetto Riconnessioni abbiamo il plesso che era già stato cablato e c'è la fibra portata già da 2 anni, e invece l'ultimo PON al quale abbiamo aderito proprio per il cablaggio dell'edificio l'abbiamo destinato proprio alla Calvino, perché era un po', diciamo, essendo la struttura anche antica, era un po' indietro. Adesso invece ci siamo messi al pari. Questo per dire che è vero che c'è la cura dell'ambiente, dell'accoglienza, ma noi mettiamo cura anche all'ambiente d'apprendimento, che sono gli ambienti non soltanto fisici, ma anche gli ambienti virtuali, perché siamo convinti che quello che accade nel virtuale ha esattamente ripercussioni sulla nostra vita reale. E i ragazzi lo sanno, noi lo sappiamo, e per questo ci siamo anche dotati non soltanto di percorsi di cui hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto, ma anche di una e-policy di istituto, un percorso che abbiamo fatto insieme al Centro Sicurezza in Internet Nazionale, Generazioni Connesse, per cui c'è una e-policy che dà delle regole a cui tutti si adeguano, tutta la comunità scolastica, e poi siamo attenti appunto a seguire i nostri ragazzi perché vogliamo portarli nel futuro accompagnandoli e rendendoli consapevoli di quello che possono incontrare. Abbiamo non solo l'adesione a diversi progetti, come è già stato detto, Esseri Umani che sta sempre al nostro fianco, un altro progetto Social for School dell'Università di Torino che appunto fa vedere ai ragazzi come si può stare insieme con percorsi di digital education e anche di adeguata media literacy, che è necessario per tutti quanti e anche per i ragazzi. E poi ancora progetti con le STEM, materie STEM, quindi scienze, tecnologia, ingegneria, matematica e arte, aggiungiamo, anzi arti, e poi progetti sempre con l'Università di Torino sull'intelligenza artificiale, robotica, coding e tutto quello che è adesso legato. Una grande attenzione abbiamo anche alla comunicazione istituzionale della nostra scuola,
per cui tutto quello che voi volete sapere lo trovate sul nostro sito, che anche qui è stato da poco ristrutturato, mettiamola così, secondo i dettami dell'Agenzia Digitale Italiana, l'AGID, come tutte le pubbliche amministrazioni. Poi seguiteci sui nostri canali social, che sono Facebook, Twitter e Instagram, e poi abbiamo ancora un canale YouTube che coincide con la nostra web TV. E in effetti stiamo riprendendo il tutto, potrete rivedere la giornata di oggi, tra domani e dopodomani, sul nostro sito. Grazie. Grazie a Mara Recchichi, grazie anche a Celestino Rossi, che è la nostra funzione strumentale che si occupa della web TV. Questo, insomma, sappiamo che non tutti riescono a liberarsi in un pomeriggio per le 5, ormai i tempi di lavoro sono i più diversificati, quindi avere la possibilità di rivedere o di condividere quello che è stato detto oggi, ripeto, magari per qualcuno un po' lungo, però noi stiamo cercando di dare maggiori informazioni possibili proprio per coloro che non possono essere qui e quindi non potranno fare domande. Però adesso lasciamo a voi lo spazio per chiederci, e noi siamo qua, ci sono anche sedute nelle prime file altri insegnanti dell'istituto,